Nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, buonasera Beppe. Ciao. Allora, siamo nel Corso Italia, ma in realtà potevamo essere anche in altri posti, però qui diciamo c'è una bella prospettiva che fa siamo vedere... Siamo sotto la Chiesa della Pieve. Siamo sotto la Chiesa della Pieve. Più bei monumenti della città. E siamo in orario in cui diciamo chi ha delle attività può venire qui anche con i mezzi, come abbiamo visto. Questo perché avevamo avuto quel siparietto sulle novità che riguardano la ZTL. E siccome non è che avevamo ben capito come stava la situazione, comunque il tema nell'ultimo consiglio comunale, con un'interrogazione di Francesco Comizzi di Arezzo in Comune, ha fatto questa domanda a Gamurrini. Il nuovo disciplinare sugli accessi alle due zone a traffico limitato comporta effetti paradossali, secondo Comizzi. Per la ZTLB, quella più stringente, cioè dove saremmo... si presume che adesso c'è in realtà un'ora di transito ulteriore consentita, quindi rispetto a prima un'ora in più. Per la ZTLA invece si è eliminata la possibilità di transito in deroga per operatori commerciali e artigianali dalle 17 alle 20, quindi dalle 17 alle 20 non possono passare neanche gli operatori commerciali. Dice che sono... Diventano la ZTLB anche quello? Di fatto sì. Quindi, dice Comizzi, sembravano modifiche condivise, invece un'associazione dell'artigianato, che è Confartigianato, ha detto noi siamo insomma contrari. Gamurrini risponde, le scelte di cambiare le discipline seguono questa ratio. Per la B, il restringimento degli accessi stessi, visto che adesso è possibile effettuarli solo dalle 8 alle 11, dalle 14 alle 16, solo per carico e scarico e non di più. Poi si chiude, mentre prima c'erano alcune categorie che potevano entrare sempre. Quindi questa è l'altra novità, come i corrieri. Quindi anche i corrieri non possono più entrare come prima. Giusto. Per la ZTLA invece la ratio è quella di andare incontro ai residenti alle loro esigenze. Quindi dalle 17 alle 20 è tutto. Non si può passare. Cos'è? Va verso la pedonalizzazione? Che scelta è? Ma sai, è una cosa un po' difficile da gestire e da definire, perché... un restringimento di ZTL fa sì che questa zona diventi sempre più morta, perché la gente non ci viene più ad abitare, perché non ha servizi, non ha niente, le attività commerciali chiudono, i residenti se ne vanno, i centri storici diventano spazi completamente liberi oppure occupati da gente non autoctona. C'è il pro e il contro, anche però il passaggio selvaggio delle auto sicuramente disturba. Come se eravamo nei giorni passati in Piazza Grande, vedere le auto in Piazza Grande disturba. Quindi è difficile un po' conciliare e vedere quello che si è fatto bene o si è fatto male. Sicuramente la cosa va regolamentata e va limitata. Per me dalle 17:20 che non possano transitare nessuna attività mi sembra giusto. Mi sembra giusto perché in effetti il tempo ce n'è abbastanza nelle ore precedenti. Per cui dare anche 3 ore... di completa disponibilità della città ai pedoni e ai turisti, se vengono, è importante. Però insomma, c'è il volto alla medaglia che dicevo prima, c'è da considerare anche che chi ci sta diventa veramente un problema poter vivere con gli orari contati e dover andare di corsa per passare o non passare con le auto. Diciamo che prima era un discorso, cioè adesso anche la ZTLB, quindi dove siamo anche adesso, a volte diciamo era un pochino esasperata la cosa, nel senso che uno lasciava il camion, non dico sempre, ma insomma anche più di quello che serviva. Sì, sì. Ora invece dovrebbe essere limitato solo al carico e scarico. Vorrò vedere però, perché adesso ci siamo entrati in questa nuova era, poi chi è che lo fa rispettare? Arriveranno i vigili a multare il furgone? E saranno i vigili, lo so io. O si dice che si vuole togliere i vigili dagli adempimenti burocratici negli uffici, mandarli in strada per fare il loro servizio che devono fare, e ci manderanno i vigili visto che ci sono e faranno rispettare. Hai visto che per quanto riguarda adesso la strada selvaggia che era sotto il Duomo, adesso mi sembra che la cosa l'hanno abbastanza risolta. Quindi perché ci sono i vigili, sicuramente che multano continuamente, la gente ha capito, non ce la mette più, e quindi anche qui i vigili interverranno. Comunque, per far sì che venga rispettato. Se ci giriamo anche adesso il corso, vedi, è vero che è gente che lavora e tutto quello che vogliamo, però insomma nel Corso Italia vedete tutti questi furgoni perennemente è brutto. Quindi ci auguriamo che questa nuova diciamo filosofia funzioni, questo nuovo regolamento funzioni e almeno il pomeriggio la cosa sia completamente libera. Perché la mattina capiamo che c'è purtroppo i negozi ci sono, le persone ci stanno, quindi di conseguenza i servizi vanno dati.
però il pomeriggio almeno che venga completamente spesso utilizzato. Poi vediamo anche macchine che entrano, non si sa che titolo poi. Bravo, esatto, troppa gente ha i permessi anche per entrare, esatto, secondo me, perché direi che troppa gente che non avrebbe diritto entra continuamente, per cui insomma una stretta un po' ci vuole, però insomma senza dimenticare quello che anche tutte queste macchine parcheggiate qui, insomma, no? Credo che siano parcheggi. No, assolutamente no. Quindi insomma c'è da metterci le mani. Sì, penso proprio di sì. Vediamo un po' adesso cosa riuscirà l'amministrazione, se esatto, fa applicare oppure no. Esatto, quello. Vogliamo vedere, che siamo curiosi. Ok, va bene. Ci vediamo domani. Ciao.